dice Sampdoria, sicuro primo che mi viene in mente è quel brutto periodo che ho passato e che Sampdoria è stata come la mia famiglia, perché sono stati sempre vicino a me, quindi io continuo sempre a ringraziare per tutto quello che hanno fatto per me, perché comunque venivo da un paese estero, sono stato subito dopo 2 mesi che sono arrivato, sono stato all'ospedale per 5-6 mesi, quindi sempre devo ringraziare la Sampdoria e come si hanno comportato con me, e per me sempre rimane questo casa mia. Siamo un gruppo forte per quello che siamo riusciti a tirarsi fuori. Non abbiamo fatto ancora il nostro obiettivo, però penso che presto riusciamo a fare. E all'inizio abbiamo pensato così anche noi, abbiamo avuto un po' paura, che ci siamo ricordati di quell'anno là di Champions, però con forza di gruppo e con aiuto di allenatore piano piano stiamo venendo fuori. Io sono soddisfatto che mister ci crede in me, perché comunque lui quando è arrivato io ero ancora infortunato, era difficile tutto, però adesso piano piano mi sta mettendo sempre in più a campo e io cercherò sempre di dare il massimo. Io sinceramente non sono ancora contento quello che faccio, perché dopo 9 mesi ho iniziato partita dall'inizio, però cercherò sempre prima in allenamento di fare tutto e di migliorare sempre giorno dopo giorno. Noi anche allenamenti, ogni allenamento è tutto con la palla, quindi tutto dobbiamo stare tutti vicini e dobbiamo giocare sempre palla a terra. È quello che sinceramente piace a me e quello che posso fare, che è il mio massimo, che devo sempre giocare palla a terra e che mi trovo meglio. Tifosi della Samp, dei nostri tifosi, devo dire solo grazie, perché anche i momenti adesso che non giocavo, questi 9 mesi, mi stimavano sempre anche quando venivano qua al campo, sempre diciamo mi abbracciavano, mi davano sempre una mano, mi davano forza per ritornare, quindi loro veramente sono stati spettacolari e sicuro per me sono sempre stati in un aiuto. Il rapporto con loro è speciale, perché comunque io quando sono arrivato qua non parlavo italiano, quindi loro mi hanno dato sempre una mano, prima di tutto a imparare lingua più veloce, quindi sono stati sempre vicino a me e anche oggi mi sento anche con Martinelli, con Muratore che non giocano qua, che giocano diciamo in categorie più basse, però anche con mi sento ancora con Pedro e vabbè, con Roby qua che siamo insieme. Però sicuro è un rapporto speciale, che poi sono venuti anche al mio matrimonio, quindi siamo legati. Mio figlio è venuto in mondo il più bel giorno che poteva esistere, era il 28 settembre che noi abbiamo vinto poi il derby, quindi per me quel giorno è speciale e non lo dimentico mai. Il figlio si chiama Andrei e adesso a giugno aspetto un altro figlio, sempre bambino. E spero che vada tutta bene, senza problemi, e sono molto contento. Sinceramente preferisco se va a giocare a tennis, però se vedo anche in casa che prende sempre il pallone, quando io arrivo a casa mi tira subito il pallone, quindi penso che di tennis non le vedo niente. Io sono contento, quello che sceglie lui poi a fare, io lo seguo e gli darò una mano. Quando ho bambino più tempo passo con loro, perché poi qua al campo sto tanto tempo, quindi non è che lo vedo molto, quindi adesso già che sono loro in Serbia, che non lo vedo da un po' di tempo, già mi sta mancando, però diciamo fuori campo passo tempo più con la famiglia, poi certo ce l'ho anche amici qua, passo anche con amici, però è tutto tranquillo. Quando abbiamo 2 giorni liberi vado sempre in Serbia e poi non è così distante, a parte che da Genova non c'è volo diretto, però o vado a Milano, lascio la macchina e faccio 1 ora e 15 minuti di volo diretto, o faccio da Genova, scalo a Roma e arrivo, però comunque diciamo è vicino e almeno quando ci sono 2 giorni liberi passo sempre. Vabbè, sinceramente quel derby brutto di infortunio non me lo ricordo più, perché per adesso il più bello è stato il 28 settembre di 2014, che è nato mio figlio, poi siamo andati a giocare e abbiamo vinto il derby, quindi l'ultimo derby che mi ricordo è questo qua. Poi anche il derby dopo, quest'anno che abbiamo vinto, quelli brutti non mi ricordo. Adesso tra un po' c'è il nuovo derby, però prima di derby abbiamo ancora tante partite da fare e dobbiamo arrivare al derby tranquilli, con la testa tranquilla e poi di vincere anche quel derby.